non ci sono tagli e non c'è un aumento delle tasse. Capisco che non ci siate abituati, ma è così. Da quando siamo al governo, l'operazione costante che abbiamo fatto è quella della riduzione della pressione fiscale e delle tasse, che si è concretizzata innanzitutto con la misura degli 80 euro. Tutto ciò dà fiato alle trombe di chi dice abbiamo visto l'aumento della tassazione, ma chi sta a casa sa perfettamente che gli 80 euro sono una riduzione di ciò che paga di tasse e comunque sono più soldi disponibili. Quindi sostenere che sia aumentata la pressione fiscale perché abbiamo dato gli 80 euro può sembrare corretto per gli esperti, gli addetti ai lavori, ma suona un controsenso per i cittadini. Il DEF va su questa linea, prosegue su questa linea, procede su questa linea, non avendo ulteriori riduzioni di tasse. Possiamo dire che le tasse non aumenteranno e che la discussione sull'eventuale ulteriore riduzione di tasse proseguirà per la legge di stabilità del 2016. Se riusciremo, se saremo in condizioni, ridurremo le tasse nel 2016. Ma quelle del 2015 sono i 18 miliardi che abbiamo già detto. Questo lo dico perché se leggete i giornali di oggi c'è scritto che noi stiamo facendo una manovra da 10 miliardi di euro, che stiamo facendo tagli, che stiamo aumentando le tasse. Tutte queste cose stanno nella categoria delle frasi false. Punto.